certo. Sì. Sì. Dario Nardella, che suo malgrado è trattenuto fuori Firenze da impegni istituzionali e non ha potuto essere presente e presenziare a questa importante ricorrenza e celebrazione, ma ovviamente per conto mio manda i saluti
alla Polizia Municipale di Firenze. Ringrazio tutte le autorità che sono intervenute, la loro presenza a questa manifestazione, a questa cerimonia nobilita i festeggiamenti per il 162esimo anniversario, compleanno della Polizia Municipale di Firenze, tutti gli agenti, gli uomini e le donne della Polizia Municipale, nonché tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che sono qui presenti con noi per festeggiare questa ricorrenza. Perché cogliamo che nel ruolo della Polizia Municipale, nell'attività che quotidianamente viene fatta dalla Polizia Municipale, si possono rintracciare possibilità di soluzioni a problemi che caratterizzano la vita nella città, o comunque arginare fenomeni patologici o comportamenti in violazione dei regolamenti e delle norme. Ovviamente la nostra città è una città che ha un tessuto sociale molto forte, molto coeso, che ha virtù ed eccellenze straordinarie nel mondo della cultura, nel mondo dell'economia, nel mondo della cooperazione sociale, dell'associazionismo, del volontariato, e i livelli di standard della vita nella città sono certamente molto, molto elevati e molto positivi, e se comparati con altre realtà certamente dati che meritano soddisfazione. Eppure non possiamo solo per questo ritenerci soddisfatti, non possiamo farlo perché al contempo sappiamo e vediamo che esistono comportamenti che sono assunti in violazione delle regole che la comunità si è dato, perché la vita nelle nostre comunità, nella nostra comunità, è certamente complicata da fenomeni che sul territorio si riversano ma che nascono altrove. Pensiamo alle complicazioni delle interdipendenze globali, quindi ai fenomeni che caratterizzano e insistono poi nella vita delle città. Di fronte a tutto questo riscontriamo quindi anche degli indici di allarme rispetto ai quali dobbiamo mettere in campo le azioni necessarie per effettuare un efficace contrasto. Thank you.
Da filmato vediamo che la domanda, ma i vici dove sono, abbiamo provato a documentare in qualche maniera, dando un po' di dubbio del progetto, anche vedere cosa fanno, con che tempo lo fanno, tutte le stagioni. Comunque, ora con un saluto di grazie per la loro presenza, mi scuserete del tempo, ma è legato però solo per essere sicuro di stare di tempo, di l'altro perché siamo tornati un po' particolare, perché sono sicuro di non impallinarvi. Quindi porgo il saluto e ringrazio la loro presenza, l'autorità e rappresentanti delle istituzioni statali, locali, civili, militari e religiose, i colleghi delle polizie locali, i cittadini che partecipano con noi a questa cerimonia, ad ogni caso l'assessore Genassi. Ringrazio e saluto tutti i colleghi e le colleghe presenti e quelli che sono assenti per garantire con il loro servizio lo svolgimento delle normali attività della città in contemporanea di questa cerimonia. Agenti, assistenti, sovrintendenti, direttori, commissari, coordinatori d'area. Ringrazio e saluto gli ex colleghi in pensione che con la loro associazione garantiscono ancora agli altri il servizio della sicurezza dei cittadini contro le truffe e con la vigilanza del luogo e dei loro presenti. Saluto e ringrazio tutto il personale amministrativo che lavora con noi. Infine, un ringraziamento alla professionalità del sovrintendente Massimo Dallamaia e dell'assistente Lucio Masco, quello che è firmato con noi. E un ringraziamento ancora per la loro personalità e per la loro certificata. Ripartiamo da dove eravamo rimasti. Dove sono i vigili? Non passa stagione, non si riesce a fornire un dato aggiornato su quanti e come sono impiegati i vigili. La curiosità sulla sottolineatura della mancata presenza della polizia municipale che si vorrebbe in ogni dove e ogni momento evidenzia la pressione della domanda di assistenza e di soluzione dei problemi italiani e non solo. Fossa dei cittadini o comunque dei figuri della città. Problemi con la risposta che riusciamo a dare nelle grado giudicato positivamente, e qui apro una parentesi sui risultati dell'indagine di Customer Satisfaction legata alla certificazione di qualità, svolta tra il 12 e il 26 settembre scorsi, che indica che il 75,4% degli intervistati descrivono una valutazione positiva sull'efficienza.